fatto la guerra con il fascismo, perché mi hanno richiamato, ma io sono sempre stato un ammiratore degli americani. Però come hanno trattato l'Italia, le altre nazioni, francesi, inglesi specialmente, con la guerra di Etiopia, vabbè che noi non avevamo il diritto di invadere l'Etiopia, però loro erano tre quarti dell'Africa. Noi eravamo andati là non con lo scopo di ammazzare o eliminare gli etiopi, ma per avere un posto dove effettivamente l'Italia avrebbe potuto svilupparsi, non so, e tanta gente avrebbe potuto trovare del lavoro, mentre invece ci hanno ostacolato completamente, perché non lasciavano passare le navi da Suez, facevano, insomma, loro ci hanno aizzato. Io ero diciamo, un ragazzo che è cresciuto nell'ambito del fascismo, perché in 19 anni, dal 24 fino al 43, 19 anni di fascismo ho fatto. Dovevo presentarmi in ottobre o novembre, dopo è successo l'8 settembre, si è sfaldato tutto e è subentrata la Repubblica Sociale. Stavano facendo dei raggruppamenti in brigate nere, no, in brigate nere no, però nei bersaglieri, scelgo i bersaglieri. Siamo venuti direttamente a Milano, lì a Porta Nuova. Lì ci hanno arruolati, terzo reggimento bersaglieri, sesta compagnia, perché me l'hanno detto alcuni miei amici che si erano già presentati, e fa l'ambiente è abbastanza buono, perché c'erano due ufficiali reduci dalla Russia. Lì erano tutti volontari e il 90% erano studenti. Noi ci eravamo arruolati perché ci avevano detto che ci avrebbero mandati al fronte. Siamo partiti da Milano in novembre e siamo andati a Alessandria. Lì ci hanno fatto 2 mesi di istruzione e poi siamo andati in Liguria. Partivamo da Genova e arrivavamo fino a Savona. La prima destinazione mia è stata Celle Ligure. Facevamo la guardia alle postazioni militari che c'erano sulla costa Ligure, che poi si riducevano a qualche cannoncino 47-32, cannoncini anticarro piccoli, mitragliatrici, qualche postazione di mitragliatrici e basta, perché non c'era altro. Come armi avevamo i moschetti, qualche mitra agli ufficiali. Il secondo spostamento è avvenuto dopo 4 mesi, sono subentrati altri bersaglieri di altri reggimenti che avevano formato e noi ci siamo spostati a Legino. L'ho visto anch'io, Graziani, ma non è che si sia fermato, è venuto a vedere le postazioni e dopo basta, non l'ho più visto. Non c'erano ufficiali tedeschi che comandavano direttamente noi. Noi gli ordini li prendevamo da ufficiali italiani. Il terzo spostamento, siamo partiti da Legino e siamo arrivati a Imperia. Da lì ci hanno distribuiti e io sono andato al confine proprio con Mentone. Eravamo proprio al confine Italia-Francia, facevamo la guardia dalla Villa Voronov e da lì osservavamo i movimenti, specialmente di notte, i camion americani con le loro truppe che venivano a dare il cambio alle loro postazioni con fari accesi e noi invece tutti al buio perché. Abbiamo fatto fino all'aprile del 45. Alla fine della guerra, a Piadena, al mio paese,
incontrato, c'era uno che aveva il mio stesso cognome e aveva 5-6 anni più di me. Lui aveva fatto la guerra d'Africa in Libia, era stato preso prigioniero dagli inglesi, poi dopo si era messo a disposizione degli inglesi. E fa, io facevo l'autista e venivo a Mentone a portare i rifornimenti per le truppe inglesi. Ad ogni modo mi ha detto, c'era un mortaio che come andavamo in spiaggia per fare il bagno, cominciava a lanciare delle grenate e dovevamo scappare. Allora gli ho detto, guarda che dietro a quel mortaio lì, assieme ad altri miei amici, c'ero anch'io. E lui mi ha detto, se io ti avessi incontrato, ti avrei ucciso. Ho detto, bisognava vedere chi era prima. Il 25 aprile avevano ammazzato Mussolini, no? Noi al 27 eravamo ancora tutti uniti, abbiamo saputo le notizie che era morto Mussolini e ormai non c'è più niente da fare. Lì a Quagliuzzo il comandante ci ha radunato, ci ha detto, guardate, voi se volete potete andare a casa, consegnate le armi, vi sarà rilasciato un permesso per poter tornare a casa. Poi dopo io mi sono fermato un paio di giorni da mia zia, quindi sono arrivato a casa dopo il 1º maggio. Al mio paese ce n'erano parecchi che mi ricordo. Non so, andavano quando c'erano le adunate, la divisa. E vado fuori, li vedo là con la bandiera così in mano. Ma quello lì era.